Oggi giornata di unboxing. Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi andremo a fare l'unboxing di questo enorme pacco che mi è stato regalato dai miei carissimi amici. Dentro, andremo a vedere adesso, c'è un upgrade, un salto di qualità che ho deciso di fare, che era giusto fare per il canale. E niente, ho già detto troppo, non vi spoilerò nient'altro e andiamo a vedere subito cosa c'è dentro. Fantastici imballaggi di Amazon. Tiriamo fuori. Allora, qua troviamo innanzitutto questo che credo sia la sacchetta per portare quello che c'è qua dentro. Ovviamente avrete visto dal titolo, quindi non è che vi posso spoilerare chissà che cosa, quindi andiamo a vedere, ad aprire la confezione di, credo questa sia la prima, il primo supporto. Vediamo un po' qua. Supporto number one, mettiamo qua. Vabbè, c'è un po' di spazio, via. Secondo supporto, poi questo non so cosa sia, quindi questo si apre. Forse ho capito cos'è, forse. Qui c'è il lenzuolino da mettere sopra. Qua c'è in teoria il mega specchio con l'attacco per la luce e lo switch, insomma l'interruttore per accendere e spegnere. Ovviamente ha preso il corrente. Adesso questo non so dove cazzo è, diciamo. Ma la roba da buttare. E sì, vabbè, credo si sia la stessa cosa, quindi tiriamo fuori lo stesso. Mi è spaccato tutto, bravo. Eccoci qua. Ah, ecco il logo, è Amazdial. Credo sia un po' un plagio verso Amazon, ma... lenzuolino, qua immagino ci siano le lampadine. Oh, bella questa, quanto cazzo è grande, enorme. C'è qualcosa dentro che mi preoccupa, però diamogli speranza. Quanti watt deve essere? 135 watt, molto più grande di quanto me l'aspettassi. E niente, in realtà adesso abbiamo finito il contenuto della scatola e adesso andiamo a vedere un po' come funzionano queste luci. Vi farò vedere un po' montate, poi il risultato finale quale sarà, quindi adesso andiamo a montarle. Proviamo ad aprire, dovrebbe funzionare così. Qui adesso andiamo a montare la lampada, anzi è meglio farla dopo, quindi si è incappata questa la spina. Adesso dovrebbe montarsi questa. Thank you.
Adesso andiamo a montare le luci e vediamo, proviamo ad accendere anche queste, vediamo se tutto è a posto. Adesso attacchiamo i teli e poi sì, vediamo come va. Beh ragazzi, questo è il risultato, devo dire che a me è piaciuto molto, aspettate di vedere utilizzate queste luci nei prossimi video. E detto questo io non faccio altro che invitarvi a lasciare un bel mi piace a questo video, a iscrivervi al canale e anche a seguirmi su Instagram per rimanere sempre aggiornati. Bene, detto questo ci becchiamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi!